bellissimi medaglioni a sbalzo shabby chic. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai, carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale, guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te, Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Insieme a voi creerò dei bellissimi medaglioni a sbalzo shabby chic riciclando delle vaschette di alluminio. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fanno. Ed eccoci pronti per iniziare questo riciclo, che per me più che un riciclo è un utilizzo alternativo di una vaschetta di alluminio nuova, ma voi utilizzate naturalmente le vaschette di alluminio usate, non quelle dove avete cotto la pasta al forno unta e bisunta con la vaschetta tutta incrostata, ma magari quelle che tirate fuori dal forno ancora pulite perché avete poggiato quattro cosine semplicemente da scongelare. Ecco, ve lo consiglio, anche quelle usate previa grandissima pulitura. Una vaschetta d'alluminio, un tagliabalze, un pezzettino di nastro, un appoggio morbido su cui lavorare l'alluminio. Io ho questo tappetino in feltro, quello che serve per il trapuntino dei bambini. Un bulino, quindi un aggeggino che abbia alle estremità due puntine, una pallina grossa e una leggermente più piccola. Del cartoncino da scatola, quello proprio grezzo. Un pezzo di cartoncino leggerissimo per fare l'orma, poi degli acrilici. Io userò un bianco e un nero, poi userò due pennelli così di poco conto e una paglietta o lana d'acciaio, questa presa alla Lidl in confezioni da 4 per intenderci, quella che si usa per le pentole e i piatti incrostatissimi. Ci occorreranno anche una penna o una matita e un paio di forbici. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo il cartoncino, quello così da risulta, come vedete un cartoncino che ho utilizzato anche per fare altro, e decidiamo la forma del nostro cuore. Come al solito ne disegno solo metà, così, voilà, e poi piego il foglio e ritaglio. A questo punto avremo la sagomina di un cuore che vado a riportare sul mio cartoncino e ritaglio anche lui. Mettiamo da parte le nostre sagome di cuoricino, prendiamo la nostra vaschettina e ritagliamone il fondo. Quello che a noi serve è questo. Come prima cosa dobbiamo appiattire questa forma. E allora come bisogna fare? Vi faccio vedere. Vedete che qui c'è il taglio del tavolo? Benissimo, prendo il mio alluminio e non faccio altro che farlo scendere e risalire sull'angolo del tavolo. Questo curverà l'alluminio. E allora facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Non vi preoccupate se le pieghe non scompaiono del tutto, tanto dopo la lavorazione non si vedranno più. Alla fine avremo questo, dividiamo in due il nostro foglio. Dividiamo in due il nostro foglio d'alluminio. Prendiamo metà del foglio d'alluminio e adagiamolo sul nostro tappetino, dalla parte che preferiamo. Quindi poniamo su di esso il nostro cuore orma, diciamo così, e o con la penna o con il bulino tracciamo il suo perimetro. Faccio la stessa cosa su entrambi i fogli. Adesso numero i fogli per non confondermi e metto 1 e 2, perché il foglio numero 1 dovrò tagliarlo leggermente più stretto di dove ho segnato l'orma, il foglio numero 2 dovrò tagliarlo mezzo centimetro più largo di dove ho segnato l'orma. Vi faccio vedere, questo è il numero 1 e allora vado stando all'interno della linea. E voilà, questo invece, qui c'è l'orma, lo taglierò esternamente di un mezzo centimetro abbondante.
adesso cominciamo a decorare le facciate dei nostri cuori. Come faremo? O vi fate un disegno da qualche parte su un foglio e poi lo poggiate sul cuore e lo ripassate con il bulino, oppure fate come me e andate assolutamente a mano libera. Per esempio, io rifarò tutta la cornice così e poi la ripasso col bulino grosso in modo da creare questa piega bella grossa ed evidente. Abbiate cura di fare un bel segno e di ammorbidirlo moltissimo passando il bulino. Non fate riscaldare troppo il metallo, quindi non fate così perché sennò si potrebbe dilatare e spezzare. Quindi dare dei colpetti e poi tirare su il bulino in modo che il metallo abbia il tempo di rinfrescarsi. Ok. All'interno adesso io farò tante palline, metto una, due, prima le segno con la parte piccola del bulino e poi vado ad accrescerle con la punta grossa e punzono tutto il mio margine, così. E voilà, tutto punzonato. Adesso facciamo il medaglione centrale. Un bel fiore al centro, quindi un bel punzone centrale, così, e poi comincio ad ammaccare i petali, vado prima a croce e poi con le diagonali. Ok, guardate che bello! E adesso io ricalco le stesse linee che sono date dal movimento della teglia per creare un geometrismo funzionale al mio disegno. Faccio due linee trasversali, così, e poi una terza piccola, e la stessa cosa cerco naturalmente di farla speculare dall'altra parte. Ripeto, se voi non vi sentite di andare a mano libera, preparatevi una traccia. E qui faccio tante palline più vicine, punzono ben bene. E voilà. Continuo un po' il disegno a fantasia, punzonando quella, aggiungendo particolari, veramente divertitevi e sbizzarrite la vostra creatività. E da questa parte lo lascio così, abbastanza semplice. Da questo lato faccio la stessa identica cosa, quindi innanzitutto segno quella che sarà la linea vera e propria di contorno. A questo punto qui comincio a creare, quindi parto da un cuoricino e poi proseguo con la classica punzonatura a palline. Qui faccio partire un'etichetta data da una forma ellittica. All'interno della quale farò alloggiare la parola love. Seguirei sempre lo stesso taglio delle orecchie del cuore, quindi così e così. Poi andiamo a scrivere love. Lo scriviamo però prima incidendolo leggermente dal dritto,
poi giriamo, così l'avremo già messo nella giusta, nel giusto verso, e calchiamo i nostri tratti. Ecco qua, è tutto pronto, non è carinissimo? Adesso passiamo alla fase 2. Ci occorrerà anche la pistola per colla a caldo, oppure un attaccatutto. Ok, adesso spruzzettiamo la colla a caldo un po' ovunque sul retro del foglio più operato. E voilà. E attenti a non bruciarvi, perché l'alluminio diventa caldo, essendo un metallo, conduce il calore. Quindi attacchiamo ben bene il nostro cartoncino. Adesso cominciamo a praticare dei tagli che non vadano oltre la piega che avevamo fatto col bulino. E piano piano tiriamo su e pieghiamo, aiutandoci anche con le forbici a segnare il perimetro. E mano a mano che siamo certi della posizione, vedete, chiudiamo con un punto di colla. Ok, visto agganciato benissimo a tutta una parte, non pensiate che sia un lavoro che si fa ta-ta-ta come con la Domopack, eh? Bisogna lavorarci un pochino e soprattutto schiacciare bene questi angolini che vengono fuori dalle varie giunture senza ammaccare tutto il resto. Bene, fatto questo, attacchiamo sopra, così a coprire il tutto e a schermare l'altra parte. Ma prima prendiamo un po' di spago, voilà, facciamo un nodino e blocchiamolo qui. Colla a caldo come se non ci fosse un domani, su tutta la circonferenza, tutta ragazzi, e anche all'interno. Quindi poggiate, fai ben bene, e mi raccomando, senza scottarvi, parolone, senza scottarsi, piano piano, senza fretta, aspettiamo che il tutto si stabilizzi. Se succede come in questo caso che esce un po' di colla, nulla di preoccupante, basta rifilarla col tagliabalza e poi eliminarla. E allora passiamo alla parte creativa. Quindi con un colore nero acrilico ripassiamo su tutto il nostro ciondolo. Una prima volta, facciamo asciugare, quindi diamo una bella base di nero anche una seconda volta. Ok, passato tutto con acrilico nero, date due passate, io ne do solo una perché ho fretta, ripassate il tutto con acrilico bianco. Acrilico bianco però due passate per forza, eh? Ok, a questo punto il momento della verità. Prendiamo la paglietta e passiamola delicatamente, ragazzi, delicatamente su tutto. Molto delicatamente, vi prego. Quindi piano piano, controllo della paglietta, perché dobbiamo scalfire fino al nero, poco sino all'argento, dobbiamo semplicemente sporcare. Potete usare anche una paglietta più sottile, io avevo questa a portata di mano e questa uso. Da una parte scalfire e dall'altra. Per agevolarvi voglio provare ad usare anche questa, magari riesce pure. Sì, potete usare anche questa verde, va benissimo anche questa verde, magari ce l'avete tutti in casa più facilmente. Vi lascerà qualche residuo in più, però è più facile da controllare della
lana d'acciaio, quindi casomai usate questa, rimane più delicata. Ok, vedete come sono tornati fuori tutti i particolari? Bellissimo. Voilà, da una parte e naturalmente anche dall'altro. E ora da ultimo aggiungo una pasta anticante. Questa è una cera anticante della Pentart, questa è, sì, che sa di arancia, si chiama Orange Oil, infatti. Io la passo col dito, è argentata e darà una perlescenza al tutto. È un colore più grigiastro, magari voi dal video non lo vedrete, però dal vivo dà appunto sì un colore leggermente più madreperlato e più grigio, e ci sta molto bene. Bene, questo è il mio bel progettino per la festa della mamma. Secondo me, appeso al suo armadio o al suo capezzale del letto la mattina della festa della mamma, e avrete conquistato il suo amore per sempre. Quindi love a tutti quanti, questo cuore è per me e da parte mia a tutte le mamme di arte per te. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Nostri medaglioni a sbalzo, facilissimi da fare, di grande effetto. Potete lasciarli nel color metallico, cosa che però non vi consiglio, oppure, come ho fatto io, dipingerli e sciabbarli. Sono bellissimi, sono dei medaglioni che possono impreziosire magari drappeggi di tende o semplicemente usati come quadretti. Sono veramente veramente belli, di grande effetto e semplicissimi da fare. Sbizzarrite la vostra creatività per le decorazioni e mostratemi il vostro risultato sulla pagina Facebook di Arte per Te, trovate il link qua sotto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, sbalzatemi un bel pollice in su e condividete il video sulle vostre pagine Facebook. Mi raccomando, aiutatemi, questo fare in modo che Arte per Te rimanga ben in evidenza nel mondo di YouTube e cresca sempre un po' di più. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella. L'attivazione della campanella serve per rimanere aggiornati sulle pubblicazioni dei vari video dei vari canali, quindi attivatela per i canali di cui non volete perdere neanche un video. E speriamo che Arte per Te sia tra questi. Vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa e su Ombretta, i miei altri due canali. I link li trovate qua sotto nel box informazioni. Vi aspetto numerosi. Ora basta parlare, le feste stanno per arrivare, quindi andiamo tutti a lavorare. Evviva! Da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Un grande bacio e divertitevi con la creatività. Al prossimo video, ciao!